Ciao a tutti da ICP Techno. Ieri, giovedì 28 novembre 2024, mi è capitata una cosa strana alle 4 del mattino. Mi è successo un problema con Facebook, ma un problema veramente assurdo e che fa veramente ridere sotto tutti i punti di vista, ma lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti su ICP Techno, non dovete fare cazzo. Sapete bene che questo è un canale di musica e tecnologia e a questo punto l'argomento diciamo che potrebbe starci dentro. Allora, è successo un po' una cosa, che ho pubblicato un paio di miei video di YouTube sul mio profilo Facebook, che sto utilizzando praticamente più come una pagina, e dopo qualche minuto mi sono visto sparire l'account di colpo, così, dal nulla. E allora ho cercato di indagare, di capire cosa è successo. E mi è arrivato questo strano avviso. Questo è uno screenshot che ho scattato col mio telefonino e che dice: il tuo account è stato sospeso perché il tuo account Instagram non rispetta le nostre regole. Hai 180 giorni per appellarti a una decisione. Effettua la login nel tuo account Instagram per appellarti a questa decisione. Poi dice: hai il diritto di controbattere la nostra decisione nella tua nazione, tutte queste cose qui. Primo, io non ho un account Instagram da oltre 10 anni, dal momento che il mio account Instagram è stato chiuso più o meno nel 2010, circa, se non ricordo male. Di conseguenza non capisco questa segnalazione. Secondariamente, non ho un account con quello strano ID. Io a questo punto ho provato a fare questa login, però non c'è stato niente da fare e ora non è neanche più possibile nemmeno fare la login all'account Instagram. Mi viene fuori questo messaggio che vi mostro. È stato sospeso il tuo account perché il tuo account Instagram, ancora quello schifo di ID, non compie le nostre regole. Hai 170 giorni, vatte la pesca. E mi chiede: scarica le tue informazioni oppure inizia una sessione nel tuo account Instagram. Allora, il problema è che io non ho un account Instagram. Questo qui non lo capiscono che non ho un account Instagram, cioè mi state prendendo per il culo. È possibile comunque scaricare le informazioni del proprio profilo, quindi per avere un salvataggio locale di tutti i dati che sono stati postati su Facebook. E vabbè, noi facciamo questo scarico, loro prepareranno l'archivio, io poi me lo scarico in locale e me lo conserverò. Ora, il problema potrebbe essere stato causato anche da qualche post che io ho pubblicato che non compie le loro regole, ma a me non mi interessa, perché comunque social network dovrebbe essere libero e infatti esistono social network migliori di Facebook che vi consiglio, perché Facebook dal 2018 ha introdotto delle censure veramente ridicole, ha introdotto i cosiddetti fact checkers, che non sono altro che dei siti per screditare la verità. Questo significa che qualsiasi cosa postiate, anche se la notizia è vera, prendiamo l'esempio quella del giudice di Firenze di qualche anno fa, per Facebook è una notizia falsa, viene etichettata come fake news, e soprattutto dai vari siti di debunking, il più ridicolo di tutti, Open. Ma a parte questo, voglio che sappiate che esiste una valida alternativa a Facebook, che io ho già da tempo, utilizzo già da parecchio tempo, che è VKontakt. Eccolo qui. VKontakt non è altro che la versione di Facebook per il mondo della Russia. Chiaramente lo potete utilizzare nella lingua che volete, come vedete io ce l'ho in italiano. Ma potete anche cambiare la lingua e soprattutto noterete anche che esistono anche un sacco di persone che hanno migrato da Facebook a VKontakt. Chiaramente la maggior parte dei post che vedrete saranno quelli della lingua russa, perché comunque la maggior parte degli utenti di VKontakt sono utenti del mondo della Russia, quindi è normale. Chiaramente, vabbè, per me non è un problema perché comunque il russo meno male lo capisco, quindi comunque vedete che è molto simile, avete le notifiche, è fatto comunque nello stesso modo, è molto simile a Facebook, cambia veramente poco, ma è veramente molto simile. Somiglia un po' di più al Facebook degli anni passati, ma soprattutto è anche molto leggero. Avrete la vostra home page e così via, io che comunque ho già da parecchio tempo, con le vostre foto, i vostri album, come avete su Facebook, e avete poi la possibilità di mettere i post. È dal 2018 che Facebook sta subendo un lento declino. Molti utenti se ne sono già andati. Alcuni hanno migrato proprio sulla piattaforma che vi ho mostrato poco fa, VKontakt, proprio per il fatto che comunque su VKontakt non c'è censura. Ognuno può postare quello che vuole, quindi è un social network libero, come dovrebbe essere. Per il resto, credo che il declino di Facebook sia meritato, se lo sta strameritando, perché, cioè, a mio avviso, è un modo di fare completamente ridicolo.
per finire aggiungo che non sentirò assolutamente la mancanza di Facebook, quindi non riaprirò un nuovo account, non creerò un nuovo profilo, non farò niente di niente, non mi interessa, nemmeno creerò un profilo e riporterò tutti i miei dati, non mi interessa proprio. Ho deciso che Facebook non lo voglio mai più, non lo voglio più vedere, quindi io andrò avanti sempre a utilizzare il contact. Quindi per chi vuole seguirmi c'è ovviamente il canale YouTube sul quale state guardando questo video, il gruppo Telegram linkato in descrizione, il gruppo pubblico Telegram linkato sempre in descrizione, il mio profilo LinkedIn sempre in descrizione, e volendo anche chi vuole può iscriversi a WeContact, chiedermi l'amicizia su WeContact, vi lascio il link al mio profilo sempre in descrizione. Questo video si conclude qui, noi ci vediamo al prossimo, mi raccomando non fate i maramanni, ma soprattutto non fate i maramanni su Facebook, perché Facebook vi incula. Ciao a tutti!